Venezia Cambia 2015 è un movimento di cittadini che si sono organizzati a partire dal 15 maggio di quest'anno, quindi prima del terremoto del 4 giugno, perché stanchi di una città e di un governo della città che non affronta i problemi veri del nostro territorio, della nostra comunità veneziana e di Mestre. Come cittadini normali che hanno bisogni, che hanno attività economiche, che hanno attività lavorative, vogliamo dimostrare che insieme è possibile trovare le soluzioni e farlo in democrazia. Nel rapporto con i partiti politici come vi collocate? Il rapporto con i partiti politici è un rapporto molto critico in questa fase. Direi innanzitutto per la pessima eredità che hanno lasciato nel governo della città. Il 4 giugno non è qualcosa di dimenticato nella coscienza e nell'attività di tutti noi. E in più, questa cosa direi che è ancora più grave, è che non cambiano le loro pratiche. Lo dimostrano anche le dichiarazioni di questi giorni, in primis quella dell'ex sindaco Massimo Cacciari, che nonostante abbia lasciato una città con molti problemi, con molte difficoltà, con molte questioni irrisolte, si erge invece a paladino e vuole indicare lui i nomi della nuova squadra del cambiamento, del cosiddetto cambiamento della città. Ebbene, dimostriamo come Venezia Cambia 2015, come società civile veneziana, che non abbiamo bisogno di indicazioni e di essere imboccati da nessuno. Lo possiamo fare da soli attraverso delle attività di primarie e di cittadinarie, scegliendo candidati e programmi, e poi con un confronto libero nella campagna elettorale.